nella puntata precedente. Il primo lago per Heracles è Garcia Sol. Partecipiamo alla 7ª edizione del Siberian Bass Extreme. Il Siberian Bass Extreme ospita 60 equipaggi da tutta la Spagna. La gara prevede due manche divise in due giornate. In tutto 16 ore di pesca, che attira i campioni e gli appassionati di tutta la nazione. Il lago è pescoso e i pesci nei gavoni sono tanti. I risultati degli altri equipaggi non sono da meno. Le coppie sparse in tutto il lago sono indaffarate a cercare i big della gara. Franco e Vincenzo sono tra i primi a presentarsi ai giudici per la pesatura finale, chiudendo con una bella quota da 7,630 kg. La pieza maior di 2,600 kg è di Tonino Bandinelli del team Heracles. Si aggiudicano il titolo di campeones José Antonio Belmonte e Zolio Montero Diaz. Rimanete con noi. Sta per iniziare una nuova puntata di Heracles Adventures. Il team italo-spagnolo si prepara per partire alla scoperta del secondo lago dell'avventura Heracles. Sarà una puntata in doppia lingua, perché ci accompagnerà il cameraman Lewis della TV spagnola Casa y Pesca. I pescatori spagnoli si cimenteranno con l'italiano e quelli italiani con lo spagnolo. Ci dirigiamo verso il lago del Cijara, nella provincia di Cáceres. Lo scivolo del lago è curato e di facile accesso. Fernando Caston. Il gran amico Alessandro Colini. Allora, siamo qua al Cijara. Se volete una guida perfetta che vi dà barche a noleggio, è lui il personaggio, Fernando. Bueno, pues ahora el lago está en su pleno apogeo de calidad de agua, de claridad, de nivel. Los peces están bastante activos, están ya en la prepuesta, o sea, están ya preparándose para hacer los nidos, y el tiempo, si nos acompaña, yo pienso que haremos algunos peces bastante buenos. Ragazzi, andiamo, Fernando. Okay. Vai, cominciamo. Cominciamo. Ragazzi, andiamo a pescare. Siamo in compagnia di Juan Antonio Rodriguez Blasco e dell'amico Enriquez del team Heracles Spagna, che ci regaleranno sicuramente delle belle pescate. Abbiamo a disposizione la miglior attrezzatura Heracles. Il nostro amico spagnolo decide di pescare con le esche rigide. Una delle canne si va a fare la montatura dell'alburno, uno in suspending e un altro in floating, perché qua, che c'è una diga che è piena di alburno, è il pesce che mangia. Fanno un attacco incredibile su una recuperazione un po' veloce, e se ferma il pesce e quando il bass attacca. Si va a fare una prova, come si vede, è un bel pezzolini. Penso che si va a catturare un bel pesce. Andiamo a provare, ragazzi. Le condizioni climatiche sono ottime e stiamo battendo una sponda sassosa con alberelli semisommersi. I presupposti per un bel bass ci sono tutti. Franco e Vincenzo, poco lontani dalla barca degli spagnoli, stanno pescando con la gomma. Ok,
questo vinilo? Nella passata competizione di Garcia Sola è stato il catturatore. Tutte le specie che abbiamo catturato il secondo giorno di manga, questo è il vinilo. Con montatura Texas. Ora si prova se qui è il mismo. Tempo Fernando e Alessandro si trovano in un'ansa più a nord e battono la zona. Enriquez e Juan decidono di cambiare zona. Juan monta un filo Heracles XS del 26, nylon resistente ed affidabile. No, il velino non lo vai a subire. Enriquez prende il primo bus della giornata con lo Snake. Che guapo, Dio. Vincenzo nota una bella ansia e decide di fermarsi subito. Ottima scelta. Franco continua con l'X65 Shake montato a Texas Rig. La concentrazione è alta. E dopo poco, la sua determinazione viene premiata. Ecco un bel bus catturato al terzo passaggio. Con Sinuelo. Al terzo passaggio mi sta ingannato. Cattura e suelta. Mejor. Vincenzo segue il consiglio di Franco e pesca con la stessa tecnica.
E dopo pochi minuti, un altro bass catturato con l'X65 Shake. Vincenzo ha scelto l'ansa e Franco la tecnica di pesca. Davvero un bel lavoro di squadra. Là! Shake. Watermelon red. Vai. Rilascia. Sta un bel bass corto. Ok. Il lago del Shihara si trova nella provincia dell'Estremadura. È il primo di una catena di tre laghi del bacino del Guadiana. È stato completato nel 1956. Copre un'area di 6.424 ettari ed è costituito da piccole baie che si alternano a punti della riva scoscesi. Fernando cala il motore elettrico e sceglie la canna giusta per questa situazione. Alessandro passa l'esca a Fernando. Si tratta del Viber Crow, un'imitazione di gambero dotato di antenne dal movimento molto realistico. Ottimo abbinato ad un jig o innescato a Texas Rig. La profondità dell'acqua è molto varia e in numerosi punti il fondo presenta caratteristiche ideali per offrire rifugio ai black bass. Dopo pochi lanci, l'intuizione di Fernando viene premiata. Ecco il suo primo bass. Ci spostiamo con il motore elettrico verso un'altra ansa, seguendo i consigli di Fernando. Ed ecco un altro bel bass catturato con lo Snake 95 Suspending. La zona è ottima. Stava sperando. Anche io stavo nella sua via. Snake 95 Suspending. Ed ecco un altro bel bass anche per Alessandro. Nel frattempo Enriquez e Juan cambiano zona. Calano il motore elettrico. Prendono le canne e con estrema concentrazione battono le sponde. Thank you.
Ecco un altro bass d'Italia preso con lo snake. Franco e Vincenzo si sono spostati su una punta, con alberi sommersi e roccia. Cattura ancora con l'X65 Shake Watermelon Red. Abbiamo cambiato sito di pesca, è similare, è una punta con roca e arbol, mismo tecnica, Texas con vinilo, X Shake di Heracles, Watermelon Red, e sta il colore, sembra muy bueno per oggi, naturale, cattura e suelta. Il lago del Ceara offre anse spettacolari, una flora rigogliosa e grandi possibilità di pesca. Lo snake colore alburno ghost sarà una bella intuizione di Vincenzo. Ed ecco un altro bass. Jerk, snake, colore alburno. Il tempo sta cambiando, ecco finalmente un po' di sole. Enriquez non si ferma e cattura un bel bass. L'X Shake 65 colpisce ancora. Un'esca perfetta per questa giornata. Un golpe secco, pum! E pesar mucho, pe grande. Juan
non è da meno e continua ininterrottamente a pescare. Una tenacia premiata dalla sorpresa del giorno. Un bel luccio. Si conclude così questa bella giornata di bass fishing in un lago che ci ha regalato grandi emozioni. Bene ragazzi, come dicevamo la mattina, un bel giorno di pesca. La pesca è buona, la pesca con gerbai duro e unos vinilos. El vinilo es el X65, watermelon, y muy buena, buenos resultados, peces de 2 kilos y pico y muy bueno. Ciao. Rientriamo con le barche e soddisfatti. Ci allontaniamo dal lago del Chihara. Nella prossima puntata di Heracles Adventures ci spostiamo nella zona di Cordoba, nel lago di San Rafael de Navayana. Pescheremo sotto una pioggia torrenziale, ma sarà un'avventura piena di bass.